collaudiamo la mia ultima favolosa invenzione. Siete pronti? Sì, professore! Bene! Via con l'elevatore! E non battete la fiocca! Più su! Più su! Lui ci mette soltanto le idee, noi tutta la fatica! Poi ce ne andasse bene una, Dog? Più su, forza! Hopla! Il professor ci spittella! Ma come faccio a essere così intelligente? Ci sono delle volte che sorprendo persino me stesso. E se quei due cretini non commettono errori, questa volta facciamo un super colpo. Eh? Oh no, è in ritardo. Dovrebbe battere le ore adesso. Mi scusi, signore, qualcosa non va? Certo, sono le 9 e il Big Bang non ha ancora fatto sentire la sua voce. Oh, davvero? Un genio criminale deve aver immollato la campana. Oh, non dirà sul serio. Scotland Yard la ritroverà. No, se la cerca Lestrade. Avanti, uomini! Ci siamo tutti! Ah! La campana! La campana del Big Ben è scomparsa. Quando sono arrivato stamattina era sparita. Ma come diavolo avranno fatto a portarla via? Non lo so, perché crede che abbia chiamato Scotland Yard? Fa anche dello spirito. Avanti, uomini! Voi perquisite la torre, gli altri dintorni. Chissà che è successo all'orologio. Ma hanno rubato la campana, è evidente. Lo credo davvero. A chi l'avrà rubata? Il più grande criminale di tutti i tempi. Che ci fanno qui quelle bottiglie di latte? Non saprei, ispettore. Lei non ci ha chiesto di indagare sulle bottiglie. E nessuno ha visto chi le ha lasciate qui? No, ispettore, no. Tutti sull'attenti! Buongiorno, ispettore Lestrade. Buongiorno, commissario capo. Cosa diavolo sta... Allora, a che punto sono le indagini? Eh? Ho capito, sono al punto di partenza. Beh, veda di sbrigarsi o tutto il mondo riderà di Scotland Yard. Eh? Non dovrebbe essere tanto difficile trovare una campana di quelle dimensioni e se lei non riesce, zac! Zac? Sono stato chiaro, ispettore Lestrade. Glielo ripeto, ritrovi quella campana e subito! Holmes, uffa! Ispettore, commissario, ho saputo che è un caso interessante per le mani. Posso essere d'aiuto? Grazie, signor Holmes. A questo punto delle indagini la sua collaborazione può esserci molto utile. Non sappiamo niente. Assolutamente nessuno. E quelle bottiglie di latte, allora? Nessuno sa da dove siano saltate fuori. E le avrà portate il lattaio. Per prima cosa, credo sia meglio esaminare attentamente tutta la torre. Non vorrei essere ironico, ma ha trovato qualcosa. Dobbiamo salire ancora più in alto, Watson. Oh, no.
Ah, una fave alla truffaldina. Il mio piatto preferito. Quasi quasi me le mangio tutte. Ma e a noi niente, professore. Abbiamo tanta, tanta, tanta fame. E ora che abbiamo provveduto al pancino, riposiamola divinamente. Ce n'è rimasta una sola. Allora è la mia. No. Lascia. Oh diavolo, l'ha schiacciata. Tiratevi su da terra, cretini. Non è il momento di giocare a sottomuro. Tra poco arriverà quel suonato che ci ha commissionato il furtarello. Ci pagherà con un bel sacchettino di pietre preziose. Davvero, professor? Pietre preziose? Bene, è quasi l'ora del rendezvous. Chissà quale marchingegno hanno usato per portare via la campana. Neanch'io riesco a immaginarlo. Ah, ecco. Grazie. Adesso ne abbiamo la prova, Watson. Secondo lei è stato Moriarty? Elementare, caro amico. Dovete dare notizie! Abbiamo bisogno di sapere notizie! Ma perché non si parla? Ah, guarda i giornalisti come si accalcano. La pubblicità è l'anima del furto deficiente. Così adesso tutti sapranno del furto. Non possiamo impedire alla stampa di divulgare la notizia. Come facciamo? Voi dovete aiutarci, signori. Non credo sia il caso di preoccuparsi. Watson, il nostro equipaggiamento è stato sistemato. Sarà fatto in un istante. Ma ora cosa gli diciamo? Cari amici, signori della stampa! Commissario Capo, ci può confermare che la campana del Big Ben è scomparsa? È la storia più buffa che abbia sentito in tutta la mia carriera. Qualcuno è effettivamente entrato nella torre l'altra notte. Ma posso assicurarvi che per ora ogni cosa è sotto controllo. Perché il Big Bang non ha suonato le 9? Signori della stampa, ammettiamo che i criminali siano stati abbastanza abili da entrare nella torre, ma poi hanno combinato solo un mucchio di pasticci. Cosa? Si erano sopravvalutati, pensavano di poter rubare la campana, ma invece l'hanno solo disattivata. Ma come si permette quel rompicrimini della malora? Glielo dimostro io che il piano è perfettamente... Sarà meglio tagliare la corda, non perdiamo tempo! Siamo pronti. Cari amici della stampa, mancano solo 5 minuti alle 10 e vi posso assicurare che l'orologio alle 10 suonerà. Come pattuito, noi abbiamo sgraffignato la campana del Big Ben. Sono ansioso di vederla. Oh. Magnifica! E adesso sganci i gioielli. I gioielli, i gioielli. Chiaro che cercate di imbrogliarmi. Ma questo coso qui è il vero unico Big Bang. E cos'è allora quella che sento suonare in questo momento? È un po' troppo sonora per essere il campanello di una bicicletta. Non crede Moriarty? Ma porca menta, adesso io che cosa me ne faccio di quel campanone della malora? Per quanto mi riguarda, si arrangi. Ah, ma come sarebbe a dire si arrangi? Aspetti un minuto, no? E lei, l'esperto in campanelli, la esamini e si accorgerà che è autentico. È lei che mi deve dare una prova inconfutabile che la campana non è più nella torre. Ah! Accidenti, accidentaccio. Ma perché mi è venuto il ghiribizzo di mettermi nel ramo campone? Pensa veramente che Moriarty tornerà qui al Big Ben? Certamente, se vuole riuscire a vendere quella campana. Tu
Tutto pronto secondo gli ordini, ispettore. Bene. Tutte le unità sono pronte all'azione, signor ispettore. Ottimo. E così abbiamo finito il controllo. Caro ispettore, ruberò stanotte la nuova campana del Big Ben. Moriarty. Non vorrei essere indiscreto, ma dove stiamo andando, Holmes? Elementare, Watson. Si ricorda di quelle bottiglie di latte? Saranno quelle a fornirci una traccia importante. Non vedo il nesso fra una piccola bottiglia di latte e una grossa campana. Ma no, non abbiamo avuto nessun ordine di grosse quantità da nuovi clienti. È assolutamente certo di ciò. Ma non si è mai verificato un caso del genere. Io posso assicurarvelo, messie. Allora forse ci sono delle altre fattorie nelle vicinanze che consegnano il latte. E forse lei potrebbe dirci da dove proviene questa bottiglia di latte. Guardi che è una cosa molto importante. Beh, ci proviamo, messie, fate assaggiare. Non sono le nostre preziose mucche francesi. Puoi intuire chi lo produce? Ma non è così semplice, ci sono parecchie possibilità, per quanto c'è un certo saporino di fondo che io direi che forse ecco sarebbe... Ci pensi bene, è importante non fare errori in questo caso. Forse se l'assaggiasse un'altra volta. Oh, ma oui! Sì, è trifoglio, questo latte arriva da una fattoria appena fuori in città. E capirei il collegamento fra latte e campana se cercassimo la campana di una mucca, ma in questo caso... Quasi certamente hanno usato un camion del latte per trasportare la campana fuori città. Oiba! Così, nonostante l'ora, potevano non attirare l'attenzione. Lasciatevelo scappare! Arrestatelo, inseguitelo! Ti prenderò, Moriarty! Tanto che quelli danno la caccia alle lucciole, noi saliamo ladron, ladroni. Va bene, Moriarty, l'hai voluto tu, sei sotto tiro! Te l'ho fatta un'altra volta, Lestrade! La vedremo, fuoco! Avanti in nome di Scotland Yard! Ti ho beccato stavolta, Moriarty! La mano! Ma è un pupazzo, signore! Cosa? Ma ho sentito la sua voce! Piaciuto lo scherzetto, ispettore? Oh no, di nuovo! Allora è tutto qua il trucchetto di Holmes per imitare la campana del Big Ben. Adesso lo sistemo io. Cambiamo un po' la musica. Sono sicuro che il mio long play avrà un successo eccezionale. Hanno comprato tanto latte che ho dovuto prestargli il camion. Le hanno detto per cosa volevano utilizzarlo? Sì, me lo ricordo benissimo. Ne ho parlato a un ricevimento a casa Ames. A casa Ames? Thank you, signor fattore. Che cosa crede che abbia fatto, ispettore? Sarà meglio andare a vedere. Bene, non ha rubato niente. Ma vorrei sapere cosa diavolo è venuto a fare qua su.
grande genio criminale di tutti i tempi, ho rubato la campana del Big Bang sotto il naso di Scotland Yard e di quell'ardoso dell'ispettore Lestrade. Caro Lestrade, buggerato di ancora, te l'ho fatto per è Moriarty. Non posso dire che il suo modo di cantare mi piace. Condivido la sua opinione, Watson. Ti prenderò, stramaledetto Moriarty! Avanti, tiratevi su! Fate qualcosa, non vedete che sto precipitando? Presto! Ma Sir Ames, non è quell'Arcibaldo Ames ricchissimo mercante che commercia con l'India? E perché ha fatto rubare il Big Ben? Con tutti i soldi che ha si poteva offrire il lusso di comprare una campana più grande. Zitti, zitti, piano piano. Beh, sembra che qui non ci sia proprio nessuno. Guardi lassù. È l'aeroplano di Moriarty. Cosa? Ah, eccola qua. Già, Watson, la campana del Big Ben e la macchina che Moriarty ha usato per rubarla. Sospettavo che fosse qualcosa del genere. Dai. Sì. Molto semplice, vero? Beh, sì, certo. Sembra che sia arrivato il momento di chiamare l'ispettore Lestrade, Watson. Eseguo. L'ispettore dovrebbe essere già qui. Ha sentito? Allora era solo un disco con il suono della campana. Ma come è acuto! Adesso è arrivato il momento di sganciare le pietruzze, né? Molto bene. Il mio cliente indiano sarà estremamente felice di avere la campana del Big Ben. Mi perdoni, signore, l'emissario del Rajà è arrivato or ora. Meraviglioso. Buoni giorni, Sir Ames. Mio Rajà, lui molti contenti di avere questo bello campano Big Bang. Farà certo un figurone nella sala musica. Passiamo alla formalità del pagamento. Oh, certo, professor. Sono sicuro che ne sarà soddisfatto. Hanno un valore di 100.000 sterline. Mi perdoni, signore Scotland Yard, è arrivata or ora. Alla polizia! Polizia! La figlia bella, la fughi bella! Avanti con me! Moriarty! La mia superiorità è schiacciante, Holmes! Oh, troppo! Ah, oh no, le mie pietruzze! Fermo in nome di Scotland Yard! Professor, ci aspetti, non ci abbandoni! Ci aspetti, professor! Sganciate l'ardoso! Ah!
Buona suonata, Lestrade! È bello aver fatto tornare il Big Ben al suo posto. Ah, Watson, Londra non sarebbe stata più la stessa senza la sua cara campana.誰にも疑われず宝石店からダイヤを盗むとしたら、それをまんまとやってのけたモリアーティ教授。しかし一見成功したかと見えたこの完全犯罪にも思わぬ落とし穴があった。君の周りで何か事件が起こったらベーカーが今で知らせてくれたまえ。